Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi sono qua con la Gloria, come vedete, perché siamo qua per fare un tag. È la vita che non faccio un tag, seriamente. E questa volta parliamo di Natale. Il tag in questione è il Christmas tag. Ne avevo fatto uno anche l'anno scorso, però non è lo stesso. Infatti io ho deciso di cambiare perché sono una stessa. Ma ogni anno ne mettono uno nuovo. Esatto, quindi perfetto. Devi iniziare subito con le domande, non sono tantissime, però iniziamo adesso. Quando inizi lo shopping natalizio? L'hai già iniziato? Io l'ho già fatto, infatti ho iniziato tipo il 29 novembre perché volevo prendermi per tempo per l'uno per addobbare tutto. Io invece non lo faccio. Va bene, andiamo alla seconda domanda. Hai delle ricette festive per il cibo bevande esclusivamente usate durante il periodo natalizio? Il pandoro. Sì, il pandoro. E si fa in casa la crema. Poi mia nonna fa le tartine anche. Mia nonna fa il cardone, che praticamente lo fanno giù di solito. Ah, infatti lo siccome mia nonna è di giù e vuole sto cardone che è strabuono, praticamente è sta verdura in cardo in brodo assieme a delle polpettine e qualche altra roba, ma veramente strabuono. Fa la zuppa di non si sa che cosa, pollo qualcosa. Poi vabbè, pasticcio, tutta la vita si fa Natale. Anche sì. Dici com'è Natale a casa tua? Ma in realtà dipende sempre, cioè solitamente c'è il pranzo mega con tutti i parenti, poi dipende, perché siccome non è che i nonni di mia mamma vengono da qui di mio papà, cioè non l'ho mai fatto, vado prima da loro, poi vado dagli altri e poi di solito andiamo al cinema a vedere il cinepanettone. Non è un casino. Siamo usciti 40.000 persone. Allora, facciamo un pranzo di solito a casa mia, quindi con mia mamma, mio nonno, mio fratello, la moglie e mia nonna. Poi facciamo la cena da mio papà, quindi con l'altra mia nonna, più o meno come me, tutti i parenti, quindi allora da mia mamma siamo tipo forse in 10, da mio papà siamo in 15-20. Ecco. Dopodiché il 26 faccio un altro pranzo. Sì, ma dice Natale quando il 26. Vabbè, i pranzi natalizi. Insomma, quarta domanda, hai qualche tradizione natalizia? Il cinepanettone, sì, quello ogni anno sì. Adesso non lo faccio più, però andavo a cantare la Chiara Stella. Ah beh. Hai un caffè festivo preferito? Bene, non bevo caffè, quindi non ho un caffè festivo preferito. Cappuccino. Ecco. Che lo bevo sempre, ma... Oh, bella questa domanda. Hai una canzone natalizia preferita? Ovviamente sì, All I Want For Christmas Is You. La versione di Mariah Carey con Justin, ovviamente. Io quella fa So This Is Christmas. Happy New Year. What have you, quella. Ok. Cosa fai alla vigilia? Allora, io di solito, quando riesco, vado a messa e dopodiché apriamo i regali e dopo si va a dormire. Direi. Sì, a me dipende, di solito faccio una cena e poi vado a messa a mezzanotte. I regali li apro a Natale, quindi. Qual è la tua strategia per impacchettare i regali? Ho imparato a fare i pacchi, quindi non ho più strategia, ho imparato. Li faccio solo io a casa. Ecco. Perché mia mamma è impedita. Qual è il regalo che desideri più di tutti quest'anno? No, non c'è un regalo, in realtà vorrei un tatuaggio. Però mi sa che mi devi i soldi così. Ma se qualcuno mi regalasse un viaggetto a New York andrò bene. Sì, anche questo anche. Decima domanda. Le scrivi il tuo albero di Natale. Quanto è alto, vero, artificiale, com'è decorato? Beh, l'abbiamo fatto prima. Esatto. Comunque alto più o meno come noi. E vero artificiale, beh, artificiale. Com'è decorato? Ci sono due tipi di luci, una bianca a forma di stelle e una dorata. Come si chiamano? Le ghirlande, quelle sì, argentate, e un sacco di... Anziché le palline, decorazioni. Oh, le ho messe, decorazioni. Esatto. Sì, non ho più le palline da secoli, quindi. Invece, allora, il mio è verde, è un po' più alto del suo, sarà 1,75 m più o meno. E artificiale, ovviamente, e già costa troppo quello. Infatti, ma di solito noi mettiamo le palline rosse e dorate, e dopo abbiamo delle rose rosse e dorate, tutte brillantinate. E poi anziché le ghirlande, noi abbiamo tipo un nastro dorato, no, o dorato rosso, non ricordo, che lo giriamo attorno, va bene, classiche luci bianche. Bene. Decori solo l'albero o altre aree della casa, ad esempio finestre, ringhiere, eccetera? Io ho anche la camera, come vedete. Io, beh, in realtà mettiamo la ghirlanda fuori dalla porta. Anch'io.
e dopo mettiamo qualche pallina in giro per la casa e boh, di solito tacchiamo magari qualche io le finestre sulle finestre, sì, fiocchiline, esatto. Ok, cosa indossi ai party natalizi e cosa indossi il giorno di Natale? Party natalizi è il giorno di Natale praticamente. È di solito la gonna con la tipo vita alta, con le calze nere e un maglioncino. E io ho un vestito, calze, stivaletti e un maglione sopra. Ecco, molto easy. Easy. Bene, il tag è finito. Yeah! Belle domande. Sì. Non avevo mai risposto a un tag del genere, quindi ok? Sì, che era sempre... erano diverse l'anno scorso. Eh sì, erano molto diverse. Ad ogni modo, se vi è piaciuto come al solito, mettete un like. Dici qua sotto quali sono le vostre tradizioni natalizie. E ricordatevi soprattutto di passare nel nostro canale insieme, perché abbiamo fatto una marea di video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!